Ciao, qui riprendi e per la mia razione settimanale di patatine questa volta ho scelto le San Carlo Junior con le sorpresine delle Hot Wheels. Non mi ricordo esattamente il prezzo di queste bustine, ma come sempre è meno di un euro. Allora, vediamo un pochetto. Dentro la bustina troveremo quante patatine? 30 grammi, quindi non mi posso abbuffare, ma per merenda possono bastare. E soprattutto la macchinina con lanciatore delle Hot Wheels. Quindi una sorpresina che sembra decisamente interessante. Non figurine, non portachiavi, ma veramente un giocattolino. Apriamole subito. Allora, ho aperto la prima. E sentiamo un po' come sono queste San Carlo. Beh, San Carlo di solito sono patatine decisamente buone. E lo confermo, sono proprio buone. Sì, sono un po' più spesse. Mannaggia, ok, vabbè. Buone. Questa è la nostra piccola twist. Allora, apriamo anche l'altra bustina. Questo lo metto da parte perché ovviamente è tutto unto e rischia di rovinare il nostro fondale azzurro. Tra l'altro il fondale azzurro con la twist ci sta proprio bene. No, ovviamente sono stato sfortunato e le ho trovate tutte e due dello stesso colore, ma pazienza. Adesso mettiamo da parte le patatine e giochiamo con le macchinine. Queste sono le nostre due automobiline, le ho già decorate con gli adesivi che sono un po' un disastro, a dire il vero, non sono studiati per calzare con la forma della nostra piccola carrozzeria, ma non importa, aggiungeranno un po' di colore. Purtroppo tutte e due le nostre automobiline sono blu, proprio come il nostro fondale, quindi non spiccheranno molto. Significa forse che dovrò mangiare altre patatine? Dunque, questa qui è il numero 68, quest'altra non ha il numero, ma ha le fiammette Hot Wheels sulle fiancate. Ed è quel classico vecchio giochino dove troviamo l'automobilina ed un lanciamacchinine a forma di chiave per la nostra macchina. Quindi infiliamo le chiavi nella parte posteriore delle automobili, eccone una pronta. Facciamo lo stesso anche con l'altra. E vedremo un pochino chi vincerà questa competizione. Ho già fatto una prova e vi posso anticipare che vengono sparate via fortissimo. Allora, mettiamone qua una, qua l'altra. E via, due proiettili. Adesso vado a cercare di recuperarli da qualche parte. Per concludere, allora, quale sarà il verdetto? Beh, le automobiline sono molto semplici e molto economiche, ma sono carine e divertenti, funzionano benissimo. Le patatine erano ottime. Una busta costa meno di un euro, quindi il verdetto è decisamente positivo. Mi sono piaciuto un sacco. Se siete in giro, cercate qualcosina per fare merenda velocemente con pochi soldi e divertirvi, queste patatine sono l'ideale. Dunque, come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, potete cliccare su mi piace e soprattutto condividerlo. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto e iscrivetevi al nostro canale, anche perché finché vedrete il fiocchetto rosso sul nostro canale, significa che semplicemente guardando e condividendo i nostri video ci state aiutando a far crescere una raccolta fondi per i bimbi malati dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Dunque, come sempre, ci possiamo vedere la prossima volta. Ciao!